Benvenuti a Firenze! Firenze è Italia! L'Italia è arte, cibo, cultura, viva! L'Italia sei tu! L'Italia è sicura! Siamo scesi qua per gridare Italy is safe, che è questo hashtag e questo messaggio, slogan che vogliamo mandare al mondo, perché vogliamo che la rete sia piena di questo messaggio di controtendenza. Da qua, da adesso in poi, possiamo fare un sacco di cose e noi dal basso vogliamo gridare questo al mondo, perché è la realtà che stiamo vivendo. Noi tutti oggi siamo qua in piazza, stiamo bene, felici di gridare al mondo che tutti sono benvenuti qua, tutte le persone, Italy is safe, è la nostra realtà, è la realtà che stiamo vivendo noi colleghi, i colleghi tutti i giorni. Ecco, quanto ha inciso il coronavirus sulla vostra attività? Come ha inciso in tutte le attività, penso, e nel mondo moltissimo, perché questa situazione che si è creata è come una catena. E noi in Italia, nella catena del turismo, nell'ambito del turismo, siamo l'ultimo anello, quindi su di noi sta ripercuotendo molto fortemente, perché famiglie che la metà dello stipendio arriva da una mamma o un papà che fa la guida turistica, ci sono tantissime, o famiglie che solo uno dei due o solo quella persona lavora nel turismo. Chi paga l'affitto, chi paga il mutuo, le necessità basiche. Noi siamo liberi professionisti, partita IVA, ci sono poche persone che fanno un doppio, che questo ce l'hanno come secondo lavoro, normalmente è il tuo unico lavoro, quindi puoi immaginare che è una catastrofe economica, perché essendo un lavoro fortemente stagionale, tu il grosso del guadagno lo concentri su mesi da metà marzo a ottobre.